Ciao ragazzi, io sono MadeSticks, Audio Video Production, e oggi vado a provare il nuovo SS11X Preamp Plugin della Mercurial. Sigla! Ok, eccoci qua, ho aperto Mercurial SS11X in Studio One 4, ho creato una traccia. Allora, è un preamp di amplificatore, quindi ha la parte di amplificazione qui. Quindi abbiamo il canale clean e il canale drive, il canale crunch e il canale lead. Ogni canale ha il suo equalizzatore. Il clean e il drive si condividono l'equalizzatore, come anche il crunch e il lead, come possiamo vedere. Questa parte qua riguarda il crunch e il lead, mentre questa il clean e il drive. Ora sono in modalità clean, possiamo sentire il sound. Da questa parte invece abbiamo il noise gate, quindi per andare a pulire il suono quando andiamo a tirare molto il preamp. Abbiamo il TS-808, che come sappiamo è un distorsore o un boost. E poi abbiamo qui la sezione di cabinet input response, quindi possiamo andare a scegliere la nostra cassa, quindi andare a caricarla. Qui ce ne sono davvero tantissime di casse, di proprietà della Own Hammer, oppure TA Production, abbiamo delle Mesa, eccetera. Abbiamo davvero tantissime casse, tutte quante registrate e tutte quante microfonate, quindi sono stati fatti dei impulse response. Oppure credo che possiamo anche caricare il nostro impulse response, se non sbaglio. Sì, ok, da qua andiamo a cliccare questi tre puntini, ci apre la videata del nostro Finder, adesso sono su Mac, e possiamo andare a scegliere il nostro impulse response. Quindi è davvero molto versatile come preamp. Poi abbiamo la sezione riverbero, quindi anche qua possiamo andare a caricare dei riverberi magari che abbiamo scaricato, o andare a mettere dei riverberi che ci sono già qua prescelti. Andiamo a provare in modo casuale di default. Un bel plate di reverb. Ok, allora andiamo magari un po' a cambiare il sound. Andiamo a provare un crunch. Mettiamo un po' le basse. Aig. Suona davvero bene. Mid, proviamo a chiuderli un po'. Proviamo a cambiare un po' la cassa, andiamo a scegliere una Mesa con V30, SM57, un Rode. Si sente qua il microfono a nastro NTR della Rode, dà quel suono un po' impastato. Proviamo a scegliere qualcos'altro, classico Marshall, V30. Allora proviamo un lead, proviamo a mettere il TS-8, quindi a dare maggiore botta. Siamo in level e il tone e andiamo di noise gate. Perfetto. Ho tantissimo gain, eppure il noise gate si chiude e si apre in maniera davvero veloce, in modo che quando io non suono non c'è nessun rumore. Se io suono, facciamo magari un lead veloce con un riverbero, andiamo a usare un noise gate leggero, troppo. Cabinet, proviamo a cambiarla, andiamo a scegliere magari una Mesa. Suona davvero bene. We'll be right back.
Poi abbiamo i controlli qua di stereo, possiamo sentirlo in stereo o in mono. Qui abbiamo un blend in cui appunto va a modificare la quantità di livello. Ok. Sembra un spring reverb come tipo di riverbero. Poi abbiamo questa parte in cui c'è scritto setup. Se io lo schiaccio mi fa vedere il preamplificatore com'è all'interno, quindi le due valvole che ci sono all'interno. Abbiamo la possibilità di scegliere se model A o model B e poi il tipo di triode, quindi 12AX7 o AN2PEV. E poi abbiamo l'oversampling in cui possiamo scegliere per 4x8 oppure nessun oversampling a seconda del vostro computer, come si comporta la vostra macchina. Allora, proviamo a scegliere il modello A. Modello B. Il B è leggermente più spinto come gain. Leggermente più spinto, non tanto ma leggermente. Sentiamo invece la differenza tra triode 12AX7 e l'altra. Allora. La 12AX7 sento che è leggermente più cupa, vado magari ad aumentare un po' il gain. Leggermente più cupa. Ok, andiamo a vedere adesso magari la sezione noise gate e TS8. Allora, se io vado leggermente a saturare il mio ampli, sentite che abbiamo un suono di sottofondo molto fastidioso. Mettendo un noise gate e andiamo a settare l'intervento, interviene davvero in modo preciso. Questo era il Mercurial SS11X, il preamp in versione plugin. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, supportatemi, noi ci vediamo al prossimo video, come sempre. Ciao!